Io ti raccontavo che da quando io mi occupo del mare, cioè da sempre, il mare era di interesse, cominciava l'interesse sul mare a maggio, fino a settembre, dopodiché del mare non si parlava più, cioè il mare come se non ci fosse. Da 2 anni a questa parte finalmente si parla del mare anche d'inverno, purtroppo per un tema triste e spinoso come quello della plastica, delle microplastiche. Però intanto ha sforato, diciamo, ha sforato questa cappa, no? Dove il mare veniva messo relegato soltanto per la stagione balneare o per il cibo. Invece si è capito che il mare è un organismo vivo che produce l'80% di ossigeno, che assorbe un terzo dell'anidride carbonica, che è un organismo che ci consente di vivere su questo pianeta. Finalmente questa cosa è sbucata, finalmente se ne parla, e se ne parla in tutti i consessi internazionali, perché dalla conferenza a New York a quella a Strasburgo, dal G7 a Taormina, a Malta, dovunque adesso il tema, tant'è vero che il nostro evento di oggi si iscrive nella giornata del Earth Day, e Earth Day è proprio la giornata dedicata alla plastica, alla giornata mondiale del pianeta, quindi Earth Day, e insieme questo evento l'abbiamo fatto col Comune di Roma, però invitando gli ambasciatori presenti a Roma, sia presso la Santa Sede che presso il Quirinale. E questi ambasciatori sono stati molto soletti a venire a portare le acque dei loro fiumi, simbolicamente chiaramente, e queste acque sono state miscelate, sono state messe dentro una coppa e riversate nel Tevere, quindi simbolicamente il Tevere in quel momento diventava il centro delle acque del pianeta, che raccoglieva le acque degli altri paesi. Questo è molto importante perché non bisogna pensare in piccolo, il pianeta è uno, le acque sono uno, cioè è tutto collegato, e quindi è su questo che bisogna lavorare. C'è una bellissima frase di Lester Brown che dice: pensare globalmente e agire localmente. Ecco esattamente quello che noi volevamo fare oggi. Pensare globalmente, il pianeta intero. C'era l'Albania, ma c'era anche il Perù, c'era l'Olanda e c'era la Francia, e c'erano vari paesi. E dobbiamo pensare in grande tutti insieme, però poi all'assessore, a Minuccia Montanari, gli abbiamo chiesto: ma mettiamo lo sbarramento sul Tevere? Cioè proviamo già qui a fare una sperimentazione, a togliere le plastiche che questo fiume bellissimo porta nel mare? Ecco, questo era il significato. Da un lato lavorare su quello che abbiamo intorno a noi, dove possiamo fare qualcosa, però pensarla in maniera globale.